Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nostra nuova camminata virtuale che accompagnerà tutti i soci e gli amici di Memorie di Parma e di Archistorica in una visita nel cuore più antico della città di Parma, il cuore di impianto romano e medievale, dove è ancora possibile trovare tracce molto interessanti dell'antico reticolo che consentiva il passaggio, la reggimentazione e naturalmente lo scolo delle acque in città. Parma ha avuto nei secoli un rapporto molto particolare con l'acqua. Naturalmente, come tutti sappiamo, è attraversata dal torrente omonimo, ma in realtà altre acque hanno segnato nel tempo l'immagine, il paesaggio urbano nei suoi secoli più antichi. Le acque dei canali, rivi, canali, ad esempio il Naviglio, che ancora oggi dà nome a uno dei borghi storici della città. Questi sistemi idraulici hanno origini molto antiche, risalgono essenzialmente all'età romana e hanno quindi accompagnato la storia cittadina per tutti i secoli della sua durata fino all'alba della modernità. È infatti alla fine dell'Ottocento che il sistema dei canali dei Navigli, precedentemente a cielo aperto, venne intubato e quindi nascosto sotto un centro storico che oggi spesso non rivela le memorie di questo passato. Eppure gli indizi ci sono e andremo appunto a vederli, a rintracciarli, a riconoscerli spostandoci nei luoghi chiave del centro. Ma naturalmente acqua vuol dire anche e soprattutto il torrente che attraversa il cuore della città dividendola in due zone, la Parma antica, potremmo dire quella originaria, fondata dai Romani, poi successivamente sviluppatasi in epoca alto medievale sulla sponda destra del torrente, e l'oltretorrente che invece costituisce, potremmo dire, una sorta di colonizzazione della città sull'altra sponda della Parma. Bene, oltre Torrente e Parma sono due entità che per secoli sono rimaste in qualche modo distinte da un'identità urbanistica diversa, un'identità urbanistica ma anche sociale, addirittura politica, se si pensa che ancora fino a 80 anni fa l'Oltre Torrente costituiva una sorta di ridotta, di fortino dell'antifascismo parmense, distinguendosi in questo dal resto della città antica. Ebbene, il fiume, il torrente, ha quindi costituito nei secoli una barriera, un ostacolo che ha separato questi due nuclei urbani, ma naturalmente è stato anche un terreno di incontro, perché su quello stesso torrente, nei secoli, i parmigiani hanno costruito diversi ponti, molti dei quali sono giunti, sia pure attraverso ricostruzioni e rifacimenti, fino ai giorni nostri. Anche la storia dei ponti, in particolar modo di quelli purtroppo perduti, costituirà quindi un elemento, un tassello di questo nostro percorso odierno. Quando diciamo che la storia di Parma è segnata fin dall'inizio dalla presenza di acqua, questo è visibile e riconoscibile anche attraverso un'analisi di quello che sono i caratteri del luogo. Qualcuno di voi ricorderà una diapositiva molto simile nella precedente puntata in cui abbiamo parlato della Parma romana e in effetti dobbiamo necessariamente riprendere alcune di quelle considerazioni per poter comprendere come mai i romani, poi arrivando in questo luogo e fondando la città, abbiano dovuto tener conto non soltanto delle esigenze logistiche, il passaggio della Via Emilia o di diciamo, riferimenti di carattere militare, difensivo, ma abbiano in primo luogo dovuto tener presente la necessità di regimentare l'acqua, non soltanto quella del torrente, che naturalmente era la più importante, quella dal flusso più impetuoso, ma anche quella di altre zone segnate dalla presenza di acqua che influenzavano la geografia parmense. Ora, se andiamo a vedere, in base alle ricostruzioni che storici e archeologi hanno fatto nel tempo, quelli che dovevano essere i caratteri del centro storico di Parma alle origini dell'abitato, riconosciamo, come abbiamo detto anche nella scorsa puntata, due diciamo monti, due monti, perdonate il termine un po' eccessivo, monticelli, due ridossi, due bernoccoli sul panorama della pianura che vedete indicati con queste macchie marroni rispetto alla cartina. Una mappa, diciamo, una mappa essenziale, quindi vedete lo sviluppo della città attuale con i suoi isolati, con le sue vie. In questa mappa è facilmente riconoscibile il monticello centrale, quindi il dosso centrale, che coincide sull'area, che coincide con l'area su cui verrà poi realizzata la città di Parma nel periodo romano. Quindi è lì che i romani fonderanno il loro insediamento. Un altro monticello è invece collocato
all'estremità di quello che oggi è Strada Repubblica, e quindi siamo chiaramente lungo l'asse della Via Emilia, a Barriera San Michele, quindi nella parte, diciamo, estremo orientale del centro storico. Ebbene, queste due zone sono separate tra loro da una piccola depressione, da un piccolo avvallamento, che ancora oggi è in effetti percepibile, camminando ad esempio nella zona di Via Petrarca, dove ci si rende conto che il terreno tende a scendere, creando una sorta di conca, rispetto a questi due dossi che vediamo nella cartina. Ebbene, secondo l'ipotesi degli studiosi, questo avvallamento, questa piccola depressione, coincide con l'antico paleoalveo del torrente Cinghio, che oggi naturalmente confluisce nella Parma, nel torrente Parma a sud della città, quindi non ha più chiaramente questo percorso, ma in origine probabilmente seguiva questo andamento quasi parallelo, diciamo, al torrente principale. Il Cinghio, dopo aver attraversato questa sorta di strettoia tra le due montagnette, tra le due collinette che caratterizzavano appunto l'area dell'attuale centro storico, si biforcava in due direzioni. La maggioritaria, diciamo, la direzione principale scorreva verso nord-est, il ramo vivo, diciamo, del torrente. Invece, verso nord-ovest si creava una zona paludosa, quindi probabilmente un ramo minore, diciamo, che poi si perdeva nella campagna o che confluiva nell'immediata vicinanza nel torrente Parma. Questa zona paludosa ha mantenuto una sua presenza e una sua documentazione anche in epoca più vicina a noi. Naturalmente la cartina che stiamo vedendo ci parla del luogo in cui sorge Parma prima che venga fondata la colonia romana, quindi in epoca protostorica, ma questa zona paludosa che vedete indicata è documentata addirittura ancora nel X secolo d.C., cioè appena prima dell'anno 1000, quindi in pieno Medioevo. I documenti dell'archivio parmense individuano una palude integra, quindi una vasta zona paludosa, nelle vicinanze del Prato Regio, quindi la zona dove poi nel 200 sorgerà il grande complesso francescano. Bene, altro indizio, stavolta non di natura archivistica, ma di natura toponomastica, che ci fa capire questa antica geografia del centro storico parmense, è il nome di una strada, diciamo immediatamente a nord, di Piazza Duomo del Palazzo Vescovile, che è il Borgo Montassù, che già nella sua denominazione fa comprendere come appunto ci sia un rilievo, no? Un dosso, una salita, che è appunto la salita che rimonta dalla zona paludosa fino al monticello centrale, quello immediatamente prospiciente il torrente Parma, su cui poi i romani effettivamente costituiranno, dedurranno la loro colonia. Ecco, nella diapositiva successiva noi possiamo vedere la terra amara che viene individuata nella zona di Borgo Valorio, quindi siamo nella Monticello orientale, quindi siamo nella zona terminale di Via Repubblica oggi, per intenderci, quindi zona est del centro storico attuale. Nel 1907, durante alcuni sterri, durante alcuni lavori, diciamo di carattere edilizio, ecco che viene in luce a una certa profondità questa struttura in legno che vedete nella fotografia in bianco e nero, sono le palificazioni basamentali, di una terramara come quelle che vedete ricostruite nella foto in alto colori. Quindi potremmo dire, sebbene naturalmente Parma sia una città romana di fondazione, di impianto romano, che però i romani abbiano in realtà sistemato, per così dire, urbanizzato un luogo dove la popolazione aveva stabilito un insediamento in epoca, diciamo, molto più antica, poiché le terramare come, diciamo, intervallo storico vanno dal XVII al XII secolo avanti Cristo, quindi stiamo parlando del 1600 avanti Cristo, 1100 avanti Cristo, quindi un'epoca anteriore alla formazione non solo della civiltà romana, naturalmente, ma anche di quella etrusca, quindi siamo in epoca appunto protostorica. Ebbene, questo insediamento terramaricolo, che vedete spesso era caratterizzato da palafitte, quindi da strutture che si elevavano rispetto al terreno, quindi adatte anche a zone paludose o comunque umide, facilmente allagabili, era collocato su questo monticello, appunto in posizione di maggior sicurezza rispetto all'esondazione dei fiumi, dei torrenti locali. Significativamente, gli abitanti di questa terramara non si collocarono sulle sponde della Parma, che naturalmente
aveva un flusso, un volume d'acqua di gran lunga maggiore, più impetuoso, quindi anche più pericoloso. Ma diciamo, colonizzarono il Monticello orientale che era più lontano dal torrente maggiore. Quindi le acque con le quali si confrontarono questi primi antichi parmigiani di epoca protostorica non erano naturalmente quelle del torrente maggiore, ma quelle del Cinghio. Chiaramente più piccolo, meno impetuoso, quindi più facilmente addomesticabile dal punto di vista della sicurezza di questo primo abitato. Sul Monticello, nel quale sorgerà poi la Parma romana, quindi il cuore del centro storico attuale, quindi zona di Piazza Garibaldi, Piazzale della Macina, per intenderci, ecco che invece lì verrà ricavata un'area funeraria, quindi la necropoli di questo primo insediamento terramarino. Ecco, la situazione che abbiamo analizzato in epoca protostorica, quindi al tempo della civiltà terramaricola, naturalmente dimostra che i primi abitanti di Parma, in quel periodo, quindi al tempo delle terramare, non modificarono il territorio, la geografia dei luoghi, bensì si limitarono ad adattarsi a una situazione che presentava naturalmente diverse sfide, diversi ostacoli. La presenza di fiumi, di paludi, e cercarono di adattare al meglio possibile le loro condizioni di vita rispetto al territorio che avevano colonizzato. Le cose cambieranno notevolmente con l'arrivo dei Romani, i quali metteranno naturalmente in campo una capacità organizzativa, ingegneristica, tecnologica, potremmo dire, che consentirà loro di modificare il territorio, assecondandolo solo in quelle caratteristiche che tornavano vantaggiose alla deduzione della nuova colonia abitativa, quindi della nuova città, quindi Parma. In altre parole, che cosa fanno i Romani? Arrivano, deducono, fondano la loro città, quindi il primo nucleo della Parma romana, la quale verrà costituita sul Monticello centrale, quindi non il medesimo che già i Terramaricoli avevano colonizzato in precedenza. Questa volta i Romani scelgono il dosso stretto tra i due torrenti, tra la Parma ad ovest e il Cinghio, il Paleo Alveo del Cinghio ad est. È facile leggere in questa deduzione coloniale una scelta di tipo difensivo. Non dimentichiamo che Parma viene fondata come avamposto militare per, diciamo, i rastrellamenti, le puntate offensive che l'esercito romano doveva compiere verso le valli appenniniche contro i Liguri. Parma viene fondata durante le guerre contro i Liguri e di conseguenza era una città che poteva effettivamente trovarsi in condizioni critiche, essere attaccata, assediata, come era successo solo pochi anni prima alla vicina Piacenza, che proprio dai Liguri e dai Celti era stata messa al sacco. Con queste premesse è naturale ipotizzare che i Romani abbiano scelto non il Monticello orientale su cui c'era l'antica Terramara, bensì il Monticello al centro tra i due fiumi, tra la Parma e il Cinghio, proprio per essere meglio protetti da un'eventuale incursione nemica. Se noi analizziamo la disposizione delle acque intorno al nucleo romano della città, vedete che naturalmente la Parma come torrente è il più voluminoso, quello che ha la maggior portata, il maggior regime idrico e ovviamente è anche molto più impetuosa, lo dimostrano le tante esondazioni della sua storia, e costituisce quindi una valida difesa, un valido ostacolo verso ovest. A nord abbiamo quella zona paludosa che nel Medioevo coinciderà poi con il Prato Regio, nella zona di San Francesco, a sua volta quindi un ostacolo, una barriera che implementava le fortificazioni. A est abbiamo il Paleo Alveo del Cinghio e se osservate a sud il Cinghio e la Parma vedete che sembrano quasi toccarsi, ritagliano una striscia di terreno piuttosto stretta, piuttosto diciamo contenuta, che era quindi facilmente presidiabile dal punto di vista militare. Insomma, potremmo dire concettualmente che la Parma romana viene fondata su quella che veniva percepita quasi come un'isola, circondata da acque più o meno, diciamo, impetuose, che costituivano quindi un valido sistema difensivo. Questa situazione caratterizzò indubbiamente i primi anni della Parma romana, quindi gli anni della frontiera, potremmo dire, quando questo territorio era ancora in gran parte popolato da tribù ostili, quelle dei Celti, quelle dei Liguri. Nel tempo, a partire dalla tarda Repubblica, i primi anni dell'impero, quando la città ovviamente non è più
un avamposto militare, ma ormai è stabilmente romanizzata, vive in pace, in una condizione di totale sicurezza, ecco che probabilmente la funzione difensiva di queste acque iniziò a venir meno e di conseguenza i romani iniziarono anche a modificare la struttura idrica del territorio a loro vantaggio. Naturalmente la Parma non poteva essere tolta, non poteva essere cambiata, però sul corso del torrente venne gettato il ponte di pietra che consentiva un più rapido ed efficace passaggio della Via Emilia. E per quanto riguarda il cinghio, che ormai non aveva più la funzione difensiva delle origini, ecco che si decise molto probabilmente di bonificarlo. Ora, noi non abbiamo notizia di quando il paleo alveo del cinghio scomparve. Non possiamo essere certi che la sua deviazione sia stata in qualche modo progettata e compiuta dai romani. Però le documentazioni archeologiche, gli scavi condotti appunto nella zona di Via Petrarca, nei dintorni di Via Petrarca, hanno messo in luce diverse zone di bonifica, cioè luoghi dove i romani avevano interrato anfore, detriti di laterizi, creando dei terreni quindi molto porosi, molto permeabili, che consentivano, diciamo, l'assorbimento delle acque e la loro intubazione, diciamo, nelle condotte idriche per rendere quindi più facilmente, diciamo, edificabili dei terreni che altrimenti sarebbero stati poco più che delle golene, quindi il torrente poteva invadere queste zone, mentre invece intubandolo sottoterra e creando degli strati porosi, quindi che consentivano il drenaggio delle acque nel sottosuolo, ecco che in superficie la zona precedentemente occupata dalle acque del Cinghio poteva essere invece colonizzata dall'espansione urbana. E in effetti sappiamo che proprio in questa zona di avvallamento ci furono diverse attestazioni, in epoca soprattutto imperiale, di zone sepolcrali, quindi tombe, monumenti funerari, che chiaramente non avrebbero potuto essere realizzati in quelle zone, in quel sito, se naturalmente lì ancora ci fossero state le acque. Quindi la riprova del fatto che il Cinghio in epoca romana, non sappiamo esattamente quando, ma in età romana scomparve, venne deviato, è data proprio dal fatto che quello che un tempo era il suo percorso, questo avvallamento, iniziò ad essere colonizzato da altre strutture, in particolar modo strutture funerarie. Un ulteriore indizio molto importante ci conferma il fatto che il torrente probabilmente scomparve e non costituì più un ostacolo. Quando i romani dovranno costruire il loro anfiteatro, siamo agli inizi dell'età imperiale, lo costituiranno proprio su quel monticello orientale, quindi la zona dove già avevamo trovato l'antica Terramara, quindi la zona dell'attuale Collegio Maria Luigia, Borgo La Latta per intenderci, quindi al tempo stesso al sicuro da un eventuale nuovo fenomeno di impaludamento, perché quello era comunque un monticello, quindi più alto. Ma al tempo stesso, se in mezzo ci fosse stato ancora il torrente, difficilmente avrebbero potuto costruire l'anfiteatro oltre quel corso d'acqua, perché in mezzo ci sarebbe stato un ostacolo, chiaramente molto fastidioso. Quindi in epoca romana probabilmente il Cinghio venne bonificato e deviato da questo suo antico percorso. Bene, in questa diapositiva vediamo ricostruito quello che era diciamo, l'essenza urbanistica della Parma romana. Questa è una cartina che trovate sulla collana storica di Parma, quindi realizzata dall'editore Monte Parma, che è un'opera in più volumi, diciamo, racconta molto approfonditamente la storia della città ed è corredata anche di immagini molto interessanti come quella che vedete, che poi abbiamo rielaborato per adattare, diciamo, al tema che stiamo affrontando. Vedete il rettangolo urbanistico della Parma romana, molto più vicino al torrente di quanto non lo sia rispetto alle condizioni attuali, perché penso sappiate tutti che la Parma fino al 1177, quindi fino al XII secolo, scorreva molto più vicina alla città, quindi molto più vicina quindi al centro di impianto romano. Per intenderci, se voi aveste camminato dietro quella che è la zona di Sant'Alessandro, del Teatro Regio oggi, quindi a ovest del teatro, lì avreste già incontrato il greto, le prime avvisaglie del greto del torrente. E in effetti la piazza, che ancora oggi si stende, diciamo, prima di arrivare al vero e proprio Lungo Parma, è la piazza della Ghiaia, quindi in ricordo delle ghiaie che lì il torrente aveva
per secoli depositato. Nel 1177 una grande piena porterà il torrente a spostarsi sensibilmente verso ovest, lasciando quindi in secco appunto le ghiaie che ancora oggi danno nome alla piazza, e di conseguenza il paesaggio urbano cambierà sensibilmente, in particolar modo con l'abbandono dell'antico ponte. Bene, quindi il torrente naturalmente è l'elemento idrico dominante, ma vedete che nella cartina ci sono altri due corsi d'acqua, ovviamente molto più piccoli, ma ugualmente importanti, sono il canale comune e il canale maggiore. Entrambi sono acqua della Parma, quindi sono entrambi derivati dal torrente principale, e il canale maggiore viene derivato nella zona di Lesignano, e mentre invece il comune nella zona di Langhirano, ma è sempre acqua della Parma, che tra l'altro per un tratto a sud della città, quindi fino alla zona di Sant'Ulderico per intenderci, veniva poi a convergere in un tratto unico, e a Sant'Ulderico, quindi prima di quello che era il teatro romano per intenderci, tornava nuovamente a separarsi in due rami. Il canale comune attraversava il cuore della città, coincidendo praticamente con quello che era il Cardine Massimo, e quindi l'attuale strada Cavour per intenderci, mentre il canale maggiore vedete che lambiva le mura sul lato orientale, costituendone naturalmente il fossato, seguiva Borgo San Silvestro, Borgo Tasso, Borgo Cairoli, naturalmente sono le strade attuali, in epoca romana non avevano chiaramente questo nome, e poi continuava il suo percorso verso nord, confluendo ancora una volta nel canale comune e alimentando quello che nel Medioevo sarà il Naviglio. Ora, vedete che nella cartina è indicata anche una bretella immediatamente a sud del Duomo, che è indicato in colore rosso. Questa bretella mette ancora una volta in collegamento il canale maggiore con il comune e sarà particolarmente importante, lo vedremo tra qualche diapositiva, per quello che è la storia medievale del Palazzo Vescovile. Di tutto questo sistema oggi noi non vediamo più nulla a livello diciamo fisico, quindi non ci sono punti dove veder scorrere l'acqua di questi canali, che ancora in realtà esistono, sono intubati ovviamente sottoterra, mentre fino all'Ottocento erano in buona parte a cielo aperto, quindi oggi non li vediamo più scorrere. Tuttavia abbiamo diversi indizi storici, toponomastici, che richiamano la loro presenza, e li vedete indicati con queste etichette gialline. Iniziamo da sud. Proprio nella zona di Sant'Ulderico troviamo il vicolo dei mulini, che naturalmente allude a queste strutture, a questi opifici che venivano collocate sui canali. Proseguendo lungo il corso del canale maggiore, dietro San Quintino troviamo il borgo del canale, quindi diciamo che non ci sono dubbi sulla presenza di questo antico elemento. Proseguendo ancora, arriviamo naturalmente a valle di questo sistema, c'è il borgo del Naviglio, che corre parallelo ad ovest rispetto a quello che era il canale un tempo navigabile. Invece, seguendo il canale comune, troviamo nel centro della città, a pochi passi da Piazza Garibaldi, quella che oggi è la chiesa di Santa Lucia, che invece anticamente, in epoca medievale, era dedicata a San Michele, e nei documenti, non a caso, era indicata come San Michele del Canale, proprio perché sorgeva sul percorso di questo collettore idrico. Lungo quello che oggi è il borgo parmigianino troviamo il vicolo delle Asse, laddove queste asse naturalmente erano le passerelle di legno che scavalcavano il percorso del canale comune per mettere in collegamento gli isolati da un capo all'altro del canale. Sono solo alcuni elementi, volendo poi ne troveremo tanti altri, ad esempio i documenti della Parma medievale ci parlano dei mulini che sorgevano dietro San Quintino, quindi appunto sul borgo del canale, quindi una città che era attraversata da questi che erano i collettori più importanti, principali, ma che poi a loro volta alimentavano una serie di canadelle, come si chiamavano all'epoca, decisamente minori, molto spesso anche sotterrate in parte o del tutto, che andavano poi a rifornire orti, zone agricole, e diventavano poi a loro volta naturalmente dei collettori fognari, perché l'acqua di questi canali entrava chiaramente pulita e usciva a valle nel Naviglio, avendo raccolto naturalmente gran parte di quello che erano i rifiuti e quindi di conseguenza i liquami della città.
Bene, proviamo a chiederci innanzitutto dove noi ancora oggi possiamo trovare tracce di questo percorso. Bene, è più facile naturalmente per quel che riguarda il canale maggiore, poiché il canale comune, attraversando il cuore del centro storico, per primo subì il progressivo intubamento sottoterra, mentre il canale maggiore, perimetrando il lato orientale delle mura di Parma e costituendone il fossato, per un tempo decisamente più lungo rimase in parte, se non del tutto, a cielo aperto. Ancora nel catasto di epoca napoleonica, quindi i primi dell'Ottocento, è possibile riconoscere alcuni punti di questo canale visibili, dove l'acqua compiva il suo percorso a cielo aperto. Ma in realtà, oggi, sebbene l'acqua non ci sia più, il canale possiamo ancora riconoscerlo. Nella diapositiva vedete che abbiamo una veduta dall'alto, presa semplicemente da Google Street View, quindi qualcosa che potete tranquillamente, facilmente fare anche voi nei vostri computer. Vedete che stiamo osservando la parte orientale della città, spalle al nord, quindi stiamo guardando verso sud per intenderci, e vedete che abbiamo il percorso di Borgo San Silvestro, che poi si apre su quella piazzetta alberata di cui si vedono alcune piante qui in colore verde. Immediatamente ad est, quasi parallelo a Borgo San Silvestro, vedete che si nota quella che sembra a prima vista un'altra strada, sulla quale vedete che sono indicati i punti A e B che poi vedete in fotografia. Questa che può sembrare una strada piuttosto stretta, un vicolo, è in realtà la lama, la ferita, potremmo dire, tra le case, il taglio, che coincide con il passaggio dell'antico canale maggiore. Quindi, se noi potessimo tornare indietro di 200 anni o 300 anni, alla fine, in basso, in fondo a questa lama, troveremmo l'acqua che scorre, perché questo è esattamente l'antico canale. Oggi è asciutto, l'acqua scorre sotto nelle tubature, ma il percorso, che un tempo era, diciamo, attraversato dal flusso idrico, esiste ancora. E infatti quei punti A e B che voi avete in fotografia, vedete che sono i punti dove il canale passava e, diciamo, in quel periodo voi avreste fatto un piccolo ponte, no? Un piccolo ponticello. Allora, il punto A, la prima fotografia in alto a destra, coincide con l'incrocio tra il canale maggiore e Borgo del Canale. Quindi stiamo camminando a lato di San Quintino, tornando verso il centro, per intenderci. Attraversiamo questo incrocio e vedete che sulla nostra sinistra, ci siamo lasciati San Quintino alle spalle, sulla nostra sinistra c'è questo piccolo portoncino, con un divieto d'accesso. Oggi naturalmente questo è utilizzato come uno stradello privato interno per parcheggiare, ma in realtà se noi aprissimo questo portoncino troveremmo appunto tutta la strada che dal punto A risale, questa strada oggi naturalmente. Anticamente questo era il canale, quindi qui nel punto A noi saremmo stati su un ponticello. Infatti vedete che dalla casa Verdognola alla casa Rossa, con un piccolo balconcino, vedete che c'è uno spazio, c'è un vicolo che un tempo era occupato dal canale. La stessa situazione la riscontriamo nel punto B, naturalmente, dove anche qui vedete un vicolo, in questo caso un pochino più stretto, anche qui c'è una porticina che fa accedere a questo vicoletto. Un tempo, naturalmente, questo era il passaggio del canale. E qui voi vedete evidenziato, diciamo, il percorso in azzurro, quindi un tempo il canale maggiore occupava questo sedime. Quindi San Quintino, con la sua struttura ex monastica che le sorge accanto, venne fondata all'esterno del canale, quindi ad est del canale maggiore, quindi fuori dalle antiche mura di Parma che seguivano appunto l'asse di Borgo San Silvestro. Quindi noi qui ci troviamo letteralmente a cavallo tra la città romana alla destra di chi sta guardando e la città di successivo sviluppo medievale che sorge esattamente all'esterno. Questo conferma la funzione difensiva del canale maggiore, ma la funzione fu non soltanto difensiva. In effetti, il canale maggiore passa più o meno indicativamente. Abbiamo detto a est delle mura della città romana, quindi indicativamente si trova vicino
a quell'avvallamento, a quella depressione dove anticamente scorreva il paleoalveo del Cinghio. È quindi probabile che il canale maggiore sia stato scavato, regimentato dai romani, non soltanto a scopo difensivo, quindi ad ulteriore protezione delle mura, ma anche come diciamo collettore che raccoglieva le acque residue del Cinghio, quindi non più un torrente intero che ormai era stato deviato e bonificato, ma il rifiuto comunque delle sue acque. Voi sapete, lo si dice anche come proverbio, che dove l'acqua scorre non c'è niente da fare, un po' d'acqua ci sarà sempre. E tutte le zone dove è stata eseguita una bonifica hanno per questo motivo necessità di avere un collettore che drena le acque residue e le porta via. In questo caso è possibile che lo scopo, diciamo la funzione di drenaggio, sia stata affidata proprio a questo canale artificiale. Quindi due piccioni con una fava. Da un lato il canale costituiva il fossato delle mura, dall'altro contribuiva a drenare le acque del vecchio torrente Cinghio ormai deviato. Ovviamente nel Medioevo la presenza del canale divenne importantissima per l'installazione di strutture produttive. San Quintino, già dal IX secolo d.C., quindi dall'età di Carlo Magno per intenderci, viene citata come chiesa di insediamento longobardo circondata da diversi mulini, strutture molitorie. I mulini stanno alla città medievale come le fabbriche stanno alla città moderna. Il mulino era tutto, era un impianto produttivo, ci si poteva, diciamo, attaccare all'ingranaggio di un mulino, ci si poteva attaccare il maglio di una forgia da fabbro, o la, diciamo, la pressa che serviva a coniare le monete, o viceversa, i sistemi, diciamo, di follatura dei tessuti. Quindi avere un mulino significava avere il meccanismo per alimentare qualsiasi tipo di produzione artigianale, ovviamente non ancora industriale. Quindi non soltanto macinare il grano per fare la farina, che è la prima cosa a cui tutti pensiamo. Ecco perché le città medievali, e Parma naturalmente non faceva eccezione, utilizzavano la forza idrica per alimentare questi importanti elementi produttivi. E naturalmente, tanto più una città era servita dall'acqua, e Parma era addirittura attraversata da un torrente, e tanto più era facile allestire sui vari canali di derivazione gli impianti molitori. Ecco perché anticamente, fino all'Ottocento, questi canali sono rimasti a cielo aperto. Non perché l'acqua fosse pulita, anzi, erano acque sporchissime, erano fognature letteralmente a cielo aperto, quindi non dobbiamo certo pensare a un paesaggio piacevole e suggestivo. Anzi, da questi canali salivano miasmi, odori molto spesso assai sgradevoli e diventavano anche zone, diciamo, di facile contagio epidemico, naturalmente. Ma erano importanti e fino alla rivoluzione industriale, quindi appunto fino all'Ottocento, erano l'unico modo per poter impiantare delle strutture produttive. Quindi, in un'epoca che non conosceva l'elettricità e non aveva il petrolio, la forza dell'acqua era l'unico motore, che si potesse applicare alla produzione artigianale. Un punto nodale del percorso del Canale Maggiore abbiamo visto che si verificava nella zona di Piazza Duomo. In realtà, in origine, e probabilmente quando dico origine intendo l'epoca romana o tardo romana, il percorso del canale non attraversava Piazza Duomo, ma proseguiva dritto verso nord fino a confluire poi nella zona del Prato Regio e del Naviglio. Perché successivamente verrà realizzata quella che abbiamo definito una bretella? Ricordate la cartina che abbiamo visto prima? Consentendo quindi alle acque di sterzare ad ovest nella città, di attraversare poi Piazza Duomo e vedete di circondare il palazzo vescovile per poi fluire nuovamente verso nord. Vedete, è proprio una bretella fatta apposta, no? Si fa girare il canale maggiore verso ovest, si segue il lato meridionale del Duomo, si circonda quasi completamente il vescovado, da lì le acque scendono verso il borgo Montasù dove confluiscono o nel canale comune, in quello che oggi è il Borgo Parmigianino, o proseguono in direzione nord verso la zona del Prato Regio. Bene, perché questa bretella? Probabilmente per vari motivi, non necessariamente uno soltanto. Prima di risolvere questo interrogativo, chiediamoci anche quando vengono tracciati questi canali. Noi per ora, fino a questo punto, abbiamo dato per scontato che il loro tracciamento sia avvenuto in età romana e sono tanti gli indizi che lo fanno pensare.
ad esempio la coincidenza del canale maggiore con le mura di epoca romana, quindi evidentemente una progettazione in qualche modo riferita l'uno rispetto all'altra, no? Quindi c'erano le mura e c'era un fossato che le difendeva, e questo fossato è forse l'antenato del canale maggiore. Inoltre la necessità di bonificare e di drenare le acque residue del Cinghio, dove in effetti verrà poi tracciato il rivo maggiore. Quindi questi elementi lasciano presumere che i romani abbiano la paternità di questo canale, così come del canale comune che ne era il naturale elemento complementare all'interno della città. La tradizione parmense parla tuttavia di un altro personaggio a cui in qualche modo ricollegare il tracciamento di questi rivi, e cioè il re Teodorico, re degli Ostrogoti, ma anche dei Romani. Siamo tra la fine del scusate, tra la fine del V e gli inizi del VI secolo d.C., quindi l'impero romano qui in Occidente si è disgregato, nell'arco di pochi decenni altre popolazioni hanno conquistato il territorio italico, prima gli Eruli di Odoacre e poi naturalmente gli Ostrogoti di Teodorico, che regnerà per quasi 30 anni e cercherà di amalgamare i Goti con i Romani, ammirando in particolar modo la cultura classica. E Teodorico si proporrà proprio come sovrano romano più che non goto. In che modo? Costruendo monumenti e soprattutto restaurandone altri. Teodorico è considerato uno dei primi grandi restauratori del passato. Anche a Parma la sua, diciamo, memoria è legata al ripristino delle strutture che i romani già avevano costruito, ma che i secoli di decadenza, di invasioni barbariche avevano poi lasciato all'abbandono e alla rovina. Tra i meriti che vengono tradizionalmente indicati a Teodorico vi è appunto lo scavo, o forse dovremmo pensare il riadattamento, della rete idrica e degli acquedotti, compresi appunto i canali maggiore e comune. Quindi, in sostanza, è possibile che il re Goto abbia ripristinato e magari anche modificato in parte quelli che erano già i fossati della città realizzati dai romani, adattandoli alle trasformazioni che nel frattempo la città aveva subito. Ora, per capire meglio qual è il percorso del canale maggiore, possiamo riferirci a una relazione scritta, redatta da Giuseppe Cocconcelli, che era un ingegnere ducale, siamo nel 1765. Il Cocconcelli dice che il canale maggiore attraversa la strada maestra detta dei Genovesi, oggi via Farini, e giunge quindi alla strada di San Quintino, dove scorre per Borgo Riolo, oggi via Cairoli, passa sotto la casa dei San Vitali, quindi Palazzo San Vitale, indi si volge ad ovest, passa sotto il seminario, lo vedete in effetti nella cartina, passa sotto il seminario a sud del Duomo, attraversa il battistero e si interna sotto il muro orientale del Palazzo del Vescovo. Quindi vedete, circonda il Vescovado proprio come se fosse il fossato intorno ad un castello. Dal Vescovado va quindi al Molino del Vescovo, e vedete anche qui c'erano dei mulini, e attraversando dopo verso est lo stradello che dal Vescovado tende al borgo Montasù, quindi oggi è il vicolo del Medioevo per intenderci, e una volta arrivato al borgo Montasù arriva al Molino del Consorzio, entra nel naviglio che esce dalla città fra il bastione di San Francesco e quello delle Naviglie, quindi confluisce poi verso nord. Allora, per quale ragione è stata ricavata la bretella di cui ci parla il Cocconcelli e che noi vediamo nella cartina, posto che questo non era il percorso originario, ma appunto una bretella scavata successivamente? Ci sono essenzialmente tre ordini di motivi. Primo, il Vescovado, costruito a partire dall'anno 1000, metà dell'anno 1000, dal vescovo e poi antipapa Cadalo, si configura non solo come una residenza istituzionale, come la potremmo intendere oggi, ma anche come una vera e propria fortezza, laddove il vescovo, non dimentichiamolo, alla fine dell'undicesimo secolo aveva anche il ruolo di conte, quindi vescovo e conte, quindi anche governatore politico, oltre che religioso, della città. Se il vescovado aveva quindi anche la funzione, oltre che l'aspetto di una fortezza, di una
struttura fortificata, ecco che doveva anche essere presidiato e difeso da eventuali ribellioni cittadine, e quindi la necessità di fortificarlo circondandolo con un fossato, un po' come possiamo riscontrare ancora oggi andando a Ferrara e vedendo il castello Estense circondato in effetti dalla sua cintura di acque. Seconda motivazione. Alla fine del XII secolo, quindi un secolo più tardi, verrà iniziata la costruzione del battistero, che si protrarrà poi per gran parte del XIII secolo. E naturalmente il battistero è una struttura che deve scaricare le acque del suo fonte e per scaricare, quindi per far defluire queste acque, ha bisogno naturalmente di un collettore idrico e non a caso il canale maggiore vedete che passa proprio sotto alla struttura del battistero. Ma c'è anche un'altra, terza ed ultima motivazione, che viene ricollocata in via diciamo, ipotetica a quello che è il percorso delle antiche fortificazioni cittadine. Ora, nella diapositiva voi vedete a nord, in tratteggio nero, quello che erano le mura romane, che peraltro noi abbiamo visitato in parte, chi di voi aveva partecipato alla camminata di Parma Romana nella primavera del 2017, se non ricordo male, ricorderà che siamo scesi sotto al Museo del Vescovado e abbiamo visto proprio le fondamenta di una torre, una di queste torri nere che voi vedete indicata nel tratteggio. Quindi l'area di Piazza Duomo era appena appena interna alle antiche mura civiche, ma di fatto già quasi periferica, quindi il Duomo di oggi si sarebbe trovato per tre quarti dentro, ma per un pezzettino anche all'esterno delle mura. E il Vescovado, vedete che non a caso, nella sua parte più antica, quindi quella verso Borgo Montasù, per intenderci vicolo del Medioevo, sorge proprio in addossamento a quelle che sono le antiche mura romane, sfruttando le antiche mura romane, secondo una configurazione in realtà molto simile a quello che vedremo in altre puntate, in altre occasioni, anche per Piacenza, dove il Vescovado e il Duomo hanno questo medesimo rapporto con le antiche mura romane. Ebbene, queste mura rimangono anche nel corso dell'Alto Medioevo fino al XII secolo, ma ne vengono aggiunte di nuove verso l'interno della città e sono quelle che vedete indicate in colore rosso. Naturalmente il battistero non era ancora stato costruito. Queste ulteriori mura ritagliavano una sorta di rettangolo che separava la cittadella vescovile, quindi il Duomo, il Vescovado, dal resto della città. Quindi era, come dire, una separazione che creava una barriera tra la città comunemente intesa, e il settore settentrionale dove c'erano i poli del potere vescovile. E quindi anche qui chi di voi ha partecipato alle nostre camminate ricorderà che sul muro del seminario verso il battistero abbiamo individuato un'epigrafe che ricorda l'antica porta, che è quella che vedete qui in rosso, da cui si entrava e usciva dall'antico nucleo vescovile. Ebbene, rispetto a queste mura altomedievali, queste mura in colore rosso, se notate, il percorso del canale maggiore è praticamente parallelo, quindi anche qui possiamo leggere probabilmente una funzione di fossato e non si può escludere che la deviazione del canale abbia, diciamo, sia stata determinata tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo proprio per rispondere a tutte queste esigenze di cui abbiamo appena parlato. Il deflusso del canale maggiore e del canale comune, che tornavano a confluire a nord dell'area di Piazza Duomo, era garantito in uscita dalla città dal naviglio. Anche in questo caso le origini del naviglio sono incerte. Sappiamo che certamente nel XIII secolo esisteva già. E ad esempio i marmi, le pietre che servivano alla costruzione del battistero venivano dal territorio veneto ed erano portate a Parma via nave, risalendo il Po naturalmente fino alla zona di Colorno e poi discendendo da Colorno verso Parma il percorso del naviglio. Scusate, ho detto discendendo, ma in realtà risalendo il corso del naviglio, quindi controcorrente. Il naviglio ovviamente si formava nella zona di quello che oggi è San Francesco, lì le pietre venivano scaricate e venivano poi portate, quindi con un tragitto tutto sommato breve, fino alla zona di Piazza Duomo.
Naviglio perché appunto era navigabile e mantenne questa funzione quasi certamente fino al 600, sebbene più volte fosse stato interrato, in gran parte diciamo ostruito dai detriti, e considerate era il collettore di uscita dalla città, di conseguenza le immondizie, la sporcizia, i detriti erano piuttosto numerosi lungo il suo percorso e finivano poi per ostruirlo e ridurne la portata. L'ultimo dragaggio documentato, quindi l'ultimo scavo per renderlo nuovamente, diciamo, percorribile, risale al 1628 e fu, diciamo, voluto dalla duchessa Margherita de' Medici, che era la, sovrana consorte, quindi moglie di Edoardo Farnese. Da quel momento non abbiamo più notizie di questo tipo di collettore, o meglio, rimane naturalmente, ma non abbiamo più notizie della sua funzione navigabile. E nella diapositiva voi vedete la rappresentazione del naviglio così come appariva nel 1862 in uscita, quindi qui siamo appena 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 dentro alla città e quello che voi vedete sono i bastioni, quindi da lì si usciva verso nord, naturalmente, verso nord fuori dalle mura. È un dipinto di Adelchi Venturini che restituisce appunto l'immagine di questo luogo. Vedete, ormai l'acqua è poca. Se considerate che questo passaggio del canale per metà, vedete, è ostruito da terra, da sedimenti su cui ci sono queste lavandaie che lavano i panni nel naviglio, tra l'altro con dubbi risultati, visto che qui l'acqua in uscita aveva già raccolto, diciamo, tutti i rifiuti della città. Ecco, in questa diapositiva noi abbiamo ancora una volta una veduta aerea di quello che oggi è il Borgo del Naviglio e del percorso, ormai asciutto, di quello che era anticamente il canale. Vedete, c'è il vecchio carcere. Sotto al muraglione del vecchio carcere, dove vedete la piccola piazzetta della Verta, per intenderci, ecco quello, quel canale. Oggi, ripeto, prosciugato, era una volta il percorso navigabile. Ed è quello che vedete ricostruito in questa diapositiva. Quindi immaginate, la presenza delle acque, quindi che correvano parallele al borgo e che erano anticamente, diciamo, risalite dalle imbarcazioni. Si trattava di barche di piccolo tonnellaggio, erano poco più che degli zatteroni, quindi erano delle chiatte da trasporto. Non immaginatevi naturalmente velieri o quant'altro, però era un trasporto, diciamo, sufficiente ad approvvigionare la città con materiali pesanti che nessun carro, nessun trasporto terrestre avrebbe naturalmente potuto garantire. Naturalmente, la presenza dell'acqua ha costretto nei secoli gli abitanti di Parma a costruire diversi ponti. Il primo, il più antico, è il ponte di pietra realizzato dai Romani alla fine dell'età repubblicana, in sostituzione di quello che prima era semplicemente un guado. Ne abbiamo parlato, quindi su questo argomento vado un po' più sinteticamente perché il tema del ponte romano di Parma è stato affrontato nella precedente puntata, quando abbiamo appunto descritto la Parma romana. Sappiamo che fino alla tarda Repubblica il torrente veniva attraversato letteralmente guadandolo e per, diciamo, favorire il benestare degli dei in un attraversamento che non sempre poteva essere agevole, soprattutto nelle stagioni autunnali, invernali, era stata realizzata una stipe, cioè una sorta di pozzo votivo dove coloro che attraversavano il torrente depositavano delle piccole offerte. Dopodiché, naturalmente, la costruzione del ponte rese tutto più facile e più agevole. Chiaramente, le strutture del ponte subirono l'urto del torrente nei secoli e in particolar modo sappiamo che anche qui Teodorico provvide a un restauro, un rifacimento, che venne attuato intorno al V-VI secolo d.C. Ne fa fede la stratigrafia archeologica che fa vedere nelle pile del ponte romano alcuni marmi di reimpiego, quindi tolti e riciclati, diciamo, da edifici più antichi ormai in rovina. A partire dal XII secolo, alla fine del XII secolo, il torrente Parma, come vedete, si sposta verso ovest. La città guadagna quindi le ghiaie, che ancora oggi danno nome alla piazza, ma questo guadagno in termini di superficie comporta la perdita dell'antico ponte romano, perché naturalmente il ponte era pensato per un fiume
più spostato verso est, e di conseguenza tutta la parte coincidente con le ghiaie si ritrova ad essere interrata, e la parte verso oltre torrente rimane mozza perché il fiume, le acque si sono spostate verso ovest. In altre parole, il ponte romano viene abbandonato, non demolito, tant'è vero che le sue rovine esistono ancora oggi, ma incrostato, diciamo, di edifici, catapecchie, baracche, abitazioni che di fatto non lo rendono più percorribile. In sostituzione dell'antico ponte romano, nella seconda metà del 1200 verrà realizzato il ponte dei Salari, che è quello che vedete indicato al numero 2, oggi completamente scomparso. Seguiranno poi il ponte di Donna Egidia, numero 3, attuale ponte Caprazucca, e infine il ponte di Galeria, che diventerà poi il ponte Verde, attuale ponte Verdi, quindi il ponte davanti alla Pilotta. Naturalmente, perché questi ponti aumentano rispetto all'epoca romana? Perché nel frattempo la città ha colonizzato quello che dicevamo prima, l'oltretorrente. È con il Medioevo che nascono le due Parme, la Parma antica di impianto romano che nel frattempo cresce, e l'oltretorrente, quindi la Parma, diciamo, al di là delle acque. E naturalmente questo nuovo sviluppo urbano richiede diversi collegamenti, non più uno solo, quindi altri ponti. In epoca ducale, dalla metà del 500, arrivando poi fino ai giorni nostri, fino all'800, ecco che ci sono ulteriori cambiamenti. Il ponte dei Salari, crollato in seguito ad un'alluvione, viene abbandonato. Il ponte, antico ponte romano, viene ricostruito e allungato fino alla sponda dell'oltretorrente ai tempi di Pierluigi Farnese, quindi nel 1547 diventerà il ponte di mezzo, a sua volta poi demolito negli anni 30 del Novecento e ricostruito così come lo vediamo oggi. Il ponte anticamente di Donna Egidia viene ricostruito come ponte di Caprazucca, e l'antico ponte di Galeria diventa il ponte Verde, così chiamato perché le sue strutture, in gran parte in legno, erano dipinte di colore verde, e rimarrà in piedi fino al 1904, quando verrà sostituito dal ponte attuale davanti alla Pilotta. Bene, del Ponte dei Salari rimangono ancora oggi delle tracce. Innanzitutto il nome, Salari dai trasportatori del sale, i sacchi di sale che arrivavano dalla Liguria, in particolar modo dalla zona dello Spezzino, risalivano quella che oggi è Via Spezia per intenderci, risalivano la strada, attraversavano l'oltretorrente e diciamo, dovevano poi attraversare la Parma per giungere nel cuore antico della città attraverso questo ponte, che venne costruito nel 1287 in sostituzione dell'antico ponte romano ormai inutilizzabile. Ci dice il canonico Kerby, nel suo testo storico su Parma del 1837, che il ponte dei Salari era ove fu edificato San Quirino e tra la parrocchia di Santa Cecilia, e vi si scorgono ancora delle vestigia. Bene, partiamo allora da San Quirino, che è individuato sulla sponda destra della Parma, quindi nella zona antica della città, dall'etichetta che vedete in colore giallo. L'oratorio esiste ancora oggi. Da San Quirino dobbiamo quindi cercare sull'altra sponda Santa Cecilia, che a sua volta esiste ancora oggi, sebbene sia una chiesa sconsacrata, è ancora visibile in oltretorrente lungo quella che è la via dei Guasti di Santa Cecilia. Quindi siamo nelle immediate vicinanze del punto A. Il punto A, a sua volta, coincide con l'incrocio tra via Bixio e la strada, diciamo, di Borgo Catena, Borgo della Catena. Un nome particolare perché la catena era probabilmente diciamo, il sistema di chiusura di questa testata del ponte. Quindi chi saliva sul ponte doveva probabilmente pagare un pedaggio o farsi riconoscere, e la catena quindi veniva aperta per consentirne il transito. All'uscita di Borgo Catena, all'incrocio con via Bixio, vedete che ancora oggi c'è una piccola piazzetta, un vicolo cieco, che è cieco oggi perché le case lo hanno chiuso, ma costituiva in realtà lo stradello d'imbocco del ponte. Non a caso, al centro del torrente, questa è una foto aerea, vedete che c'è un punto dove l'acqua della Parma fa delle ondicelle, un piccolo ruscellamento, come se ci fosse un ostacolo, e su questo ostacolo la corrente del fiume crea una piccola increspatura. Per
Quelli sono i vecchi piloni del Ponte dei Salari, che sono quindi ancora in parte visibili nel greto del torrente. Quindi, come diceva del resto anche il canonico Kerby, i suoi resti, le sue vestigia sono ancora oggi in parte visibili, anche se si confondono, diciamo, con la sassaia, con i detriti del torrente, quindi non sempre sono facilmente riconoscibili. Il Ponte dei Salari venne, diciamo, danneggiato da una piena della Parma nella metà del 400 e perse una delle sue arcate, tanto che fu chiamato nel tempo, nel secolo successivo, il Ponte Mozzo. Ma i Visconti, dotarono il Ponte Mozzo di una sorta di passerella levatoia che consentiva comunque il suo utilizzo. Venne tuttavia demolito nel 1553 perché nel frattempo Pierluigi Farnese aveva fatto ripristinare il ponte di mezzo, quindi il ponte dei Salari ormai era del tutto inutile. E abbiamo infine il Ponte Verde, anche lui è un ponte fantasma perché non esiste più, è stato avvicendato, sostituito dall'attuale Ponte Verdi, intitolato al compositore, che è quello che voi vedete con le arcate, diciamo più bianco, più esposto nella fotografia qui nella diapositiva, quindi a valle del ponte antico, che invece è quello di legno, ormai in gran parte malmesso, e che aveva come sua stazione di arrivo, vedete come sua testata di arrivo, la torre, il Torresotto Visconteo, che ancora oggi si trova in Oltretorrente vicino all'ingresso del Parco Ducale. Questa è la situazione al 1904, poi il ponte più vecchio venne, ormai inutilizzabile, venne demolito. Ebbene, era un ponte che, diciamo, compare più volte nelle mappe antiche, dotato di fortificazioni. In questa diapositiva vediamo infatti che il Ponte Verde era dotato di due testate, fortificate, militarizzate, nella zona dell'Oltretorrente, quindi diciamo verso il Parco Ducale, il Torresotto Visconteo con la lettera A che voi potete facilmente riconoscere. Sul lato verso la Pilotta, invece, con la lettera B viene individuata la Rocchetta, cioè un castello che i Visconti avevano realizzato nella zona dove poi verrà costruita la Pilotta e che serviva a presidiare questa zona strategica della città. Naturalmente, da un capo all'altro dei ponti, i Visconti avevano costruito questi elementi difensivi perché se ci fosse stata una ribellione, e ce ne furono diverse a Parma contro il dominio milanese, ecco che bloccando la testata del ponte si impediva che la rivolta dilagasse anche dall'altra parte del torrente. Quindi, se la rivolta fosse scoppiata in Oltretorrente, chiudendo i ponti non si sarebbe estesa alla Città Vecchia, o viceversa, se la ribellione fosse scoppiata nella Città Vecchia si poteva isolare l'Oltretorrente. Quindi era un sistema, diciamo, di gestione militare della città. E in effetti, ancora oggi, se noi guardiamo questa veduta aerea della zona in cui vediamo, riconosciamo ovviamente il complesso della Pilotta e verso il Parco Ducale invece il Torrione, vedete che dal Torrione alla Rocchetta si trovava questo antico ponte. La Rocchetta non è scomparsa, esiste ancora oggi ed è questo organismo quadrato, questa sorta di dado con il cortile al centro, che costituisce oggi un avancorpo del complesso della Pilotta, che però fu costruito in seguito, quindi le fu addossato dai primi anni del 1500. Quindi, quando spesso sentite finiva nel carcere della Rocchetta, detenuto al carcere della Rocchetta, ecco era questo. Quindi in origine immaginatelo con quattro torri angolari, quindi un tipico castello visconteo e diciamo tutto il complesso ducale che aveva che oggi ha intorno, ovviamente all'epoca non esisteva. Dalla Rocchetta si saliva sul ponte, si attraversava la Parma e dall'altra parte del fiume trovavate il torrione ancora oggi esistente. Bene, signori, io mi auguro che anche questa nostra nuova camminata virtuale sia stata interessante, di vostro gradimento, necessariamente sintetica. Avremmo potuto aggiungere molte altre considerazioni, molte altre immagini, ma noi vogliamo, auspichiamo che queste conversazioni online, virtuali, siano soltanto un antipasto di quello che saranno invece poi camminate vere, autentiche, che potremo fare insieme non appena questa emergenza sarà finalmente rientrata.
Nell'attesa che tutto possa tornare, si spera, il prima possibile alla normalità, noi ancora una volta ringraziamo tutti i soci, gli amici che hanno voluto ascoltare questa nostra presentazione, che hanno voluto seguirla, e auguriamo a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorrere serenamente questa quarantena, mantenendo la prudenza necessaria affinché l'emergenza possa al più presto possibile rientrare. Tanti auguri a tutti e un cordiale saluto agli amici e ai soci di Memorie di Parma e di Archistorico.